è solo la mia sete, vorrei che la mia barca rimanesse senza rete, vorrei solcare il mare senza fissa posizione, vorrei che fossi tu a dare la mia direzione e vorrei stare con te e sentire questo vento che mi spinge, soffia ancora di più e vorrei... Benvenuti, grazie di essere qua. Pensiamo che ci sia chiesta l'urgenza di renderci disponibili ad accogliere gli altri. La costellazione di significati che ruotano attorno all'idea di accoglienza ci orienta evidentemente verso l'umanizzazione. Una scelta che riguarda ognuno, non solo nel senso attivo di ospitare chi bussa alla nostra porta, ma anche nel senso dell'essere accolti. Trovare accoglienza, infatti, è un bisogno e un desiderio fondamentale per chiunque. La scelta di accogliere, dal quale viene il titolo del nostro Consiglio Generale. Una comunità testimone di una Chiesa che non nasconde le proprie debolezze, che si pone in ascolto delle gioie e delle fatiche, ha oggi una potenza inaudita. Una comunità testimone della forza dirompente del fare insieme e non da soli. Un servizio esigente, un servizio che non si limiti ad essere rinuncia, ma che chiede una scelta, un tempo liberato da altre attività che diventa un tempo donato, che annunci che donarsi con amore ed accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita è straordinario. Magnifica, magnifica, magnifica.